Adesso è il momento dell'ingegner Maccari Leonardo, che ci parlerà di Linux e le reti wireless comunitarie, ovvero come riapproparsi delle nostre reti. Sì, spostiamo il sole oppure... Al posto del gonfalone, mettila al muro. Ditecelo perché noi non lo vediamo più. Ok, possiamo cominciare. Bene, io sono un ricercatore dell'Università di Trento, ho fatto un dottorato all'Università di Firenze, mi occupo principalmente di reti wireless distribuite, privacy, sicurezza e sono uno degli animatori della comunità Linux a Firenze. Questa presentazione sarà probabilmente un po' diversa rispetto a quelle che avete visto finora, perché cercherò di evitare di andare nei dettagli tecnologici di quello che fanno le reti wireless comunitarie, perché generalmente preferisco che la gente capisca un po' l'idea e qual è la filosofia, perché di dettagli tecnologici ce ne sarebbero tantissimi e è anche una delle cose che secondo me racchiude un po' meglio due aspetti del lavoro dell'ingegnere, in questo caso informatico, delle telecomunicazioni, cioè quello tecnologico ma anche quello sociale. Io ho lavorato in questo contesto per diversi anni all'Università di Firenze, facevamo progetti un po' in tutti gli ambiti. Sono stato molto sorpreso quando ho scoperto che le reti wireless distribuite più grandi, che funzionano meglio, che ricoprono intere regioni, sono quelle portate avanti da gruppi di persone, appassionati, comunità, che poi diventano dei veri e propri fenomeni di massa, come vi spiegherò. Quindi la presentazione riguarda questo tema, è probabilmente un po' diverso da quello che avete sentito finora e quindi ringrazio anche gli organizzatori che mi hanno invitato per fare questa presentazione, che ha un taglio un po' particolare. Dunque, outline, ambizione di distribuire tutto, che è una cosa che diciamo cerchiamo di fare da un po' di tempo, reti centralizzate e distribuite, quali sono gli ingredienti per fare le reti wireless comunitarie e poi effettivamente se questa cosa funziona o meno. Dunque, per iniziarla da lontano, citiamo uno dei elementi più geniali del secolo passato, che è Nikola Tesla, visto che siamo qui a parlare di ingegneri. Tesla è a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, è uno che nel suo piccolo ha inventato la radio, ha inventato la turbina a corrente alternata, ha inventato quella che poi dopo è diventata, diciamo, la trasmissione wireless di energia. E se voi andate a Belgrado, dove c'è il museo di Nikola Tesla, ci sono tutte le macchine riprodotte con cui lui alimentava degli apparati in modo wireless, senza fili. Che è una cosa abbastanza impressionante da vedere anche per uno che insomma ha fatto ingegneria. Nella sua carriera Tesla, tutta praticamente la seconda metà della sua carriera, dopo aver raggiunto insomma degli obiettivi molto molto importanti, l'ha dedicata a un progetto che era quello di costruire una rete di distribuzione di energia wireless, cioè senza utilizzare supporti fisici. Quella là è la torre di Wardenclyffe, era il suo laboratorio, l'ultimo laboratorio, che doveva essere il primo di una serie di torri che servivano a fare streaming di energia dappertutto. Ora questa immagine si vede un po' male, ma nella sua idea
lui aveva capito che in un momento di sviluppo industriale come quello a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento c'erano paesi che avevano risorse energetiche e in quel tempo soprattutto si trattava di acqua, quindi perché lui chiaramente in quel momento la maggior parte della produzione avveniva attraverso l'idroelettrico, e paesi che non avevano risorse energetiche. Lui diceva: secondo me noi possiamo distribuire questa energia utilizzando una serie di torri come quella che aveva costruito, che dovevano ripetersi, dovevano scambiarsi questa energia e che poi sarebbe stata sostanzialmente a disposizione di tutti, immanente. Cioè, ovviamente lui non poteva immaginarsi gli apparati mobili che abbiamo oggi, però aveva l'idea del fatto che la radio in casa vostra, qualsiasi apparato in casa vostra, non avesse bisogno di un cavo, di una spina, che potesse ricevere energia semplicemente dall'etere, attraverso questa sua rete di distribuzione. E lui... al di là dell'aspetto tecnologico, perché noi ingegneri abbiamo la tendenza a fare le cose perché le sappiamo fare, e questo spesso ci porta in delle brutte direzioni. Qualche volta l'ingegnere dovrebbe fermarsi e dire: ma perché sto facendo questa cosa? Serve a qualcuno, soprattutto i ricercatori. E lui aveva una visione sociale di questa sua invenzione. Lui sognava un mondo in cui la dipendenza energetica non sarebbe stata appannaggio, diciamo, la dipendenza energetica sarebbe stata sconfitta rispetto alla dipendenza dalle fonti, dalle materie prime. E questo, secondo lui, avrebbe poi portato, insomma, a un mondo di pace e prosperità, eccetera, eccetera. Questa era una prima pagina di un giornale dell'epoca, non so quanto ne riuscite a vedere, però nel mezzo c'era quello che lui, insomma, un'immagine di una sua macchina, che doveva servire a alimentare qualsiasi cosa. Lui addirittura aveva immaginato che viaggi aerei su lunga percorrenza non si potessero fare se non con questo mezzo. Qui non ci aveva dato proprio, insomma, però comunque immaginava che servisse per comunicazioni, per alimentare mezzi di vario tipo. Ora, chiaramente, cosa è successo? È successo che a un certo punto, dopo aver costruito la torre di Wardenclyffe, i suoi finanziatori sono andati da lui e gli hanno detto: va bene, questo progetto è bello, dov'è che mettiamo il contatore? E lui l'ha guardato e ha detto: qui non c'è nessun contatore, qui l'energia c'è e la gente la usa. E allora quelli che gli avevano finanziato le centrali idroelettriche hanno detto: vabbè, basta. Il suo laboratorio Wardenclyffe è stato abbandonato, questo progetto non è mai andato avanti. Lui ha fatto delle installazioni in alcuni posti per dimostrare che funzionava. Probabilmente, diciamo, c'erano anche dei motivi tecnici che non aiutavano un'idea del genere, però oggi ci troviamo con un sistema di distribuzione di energia che non c'entra niente, che è tutto centralizzato e che dipende tantissimo dall'infrastruttura. Ora faccio questo esempio perché tendenzialmente nella nostra società siamo abituati a organizzare le cose in un modo gerarchico perché ci riesce bene. Poi però arriviamo a ridiscuterle e pensiamo che forse possiamo anche riorganizzarle in un modo più distribuito, più orizzontale. E questo oggi con l'informatica si può fare in tanti contesti. Voi avrete partecipato, immagino, a sistemi di file sharing, che sono delle reti distribuite che servono per scambiarsi file. Cominciamo ad avere degli esperimenti di social network distribuiti. Addirittura forse avete sentito parlare di Bitcoin. I Bitcoin sono una moneta completamente digitale, completamente virtuale, completamente distribuita, con cui voi potete comprare dei beni veri. E i Bitcoin adesso fatturano qualche centinaio di milioni di euro, di dollari all'anno. Ora, il problema è che quando te hai già la rete, ti puoi immaginare servizi distribuiti. Però, se te non hai l'infrastruttura, puoi immaginare, cioè se ce l'hai distribuita, puoi immaginare di renderla distribuita? E perché? E questo è il motivo da cui si parte la domanda per cominciare a costruire le reti wireless comunitarie. Molto brevemente vi spiego come funziona una rete, immagino che forse già lo saprete, però giusto un ripasso. Questa è un'immagine presa da un'azienda di Telecom che gestisce le dorsali sul Mediterraneo. Voi vedete, ci sono dorsali che collegano i vari paesi, che sono normalmente gestite o dal pubblico oppure da aziende private. La rete internet è fatta di vari pezzi. Questa è una... si vede un po' male, ma è una di quei cavi che
formano le dorsali oceaniche. Sono dei cavi di questa dimensione con dentro migliaia di fibre che portano terabit di traffico e che vanno stesi attraverso gli oceani, i mari. Quando quel cavo arriva nella vostra città, arriva a un ISP, un service provider, che fa la distribuzione di tutta quella banda nelle vostre case, con degli apparati apposta, che portano un doppino, una fibra quando va bene, alle volte invece niente, a casa vostra. A casa vostra voi avete qualcosa che assomiglia a questo oggetto, che è un modem. Ora non sono più modem perché è tutto digitale, però sostanzialmente avete un apparato di questo tipo che vi ridistribuisce la rete dentro casa vostra. Di tutte queste cose voi non possedete niente e non avete alcun controllo su quello che succede dietro a quel modem o dentro quel modem. La fibra non è vostra, i DSLAM che sono degli ISP non sono vostri, addirittura oggi vi danno il modem, ve lo affittano e voi non sapete che cosa fa. Vi mette dei limiti, vi filtra il traffico, voi non lo sapete, sta lì, no? Alle volte non sapete neanche la password. Ecco, questo sistema a un certo punto può essere messo in discussione. Perché può essere messo in discussione? Ognuno ci trova il suo motivo per metterlo in discussione. Un motivo è quello della privacy. Avete visto, avrete sicuramente seguito tutto il leak che riguarda Snowden, che era quella spia americana che adesso vive in Russia. Lui ha diffuso delle slide fatte dentro all'NSA per presentare il programma Prism, che è quello con cui spiano tutto il mondo. Una di queste slide era molto interessante perché c'erano i vari continenti e c'erano delle connessioni fra i continenti tanto larghe quanta banda c'è. E se voi vedete quella slide vi fa vedere che dagli Stati Uniti partono le dorsali che vanno verso tutti gli altri continenti più grandi. E nella slide c'era proprio scritto: voi non dovete pensare che i pacchetti di internet fanno la strada più corta, i pacchetti di internet fanno la strada più veloce. E siccome noi abbiamo tutta la banda, tutto il traffico del mondo per andare dall'Asia all'Africa, dall'Asia all'Europa, passa per gli Stati Uniti. E quindi l'NSA riesce a controllare tutto il traffico del mondo. Quando voi non avete idea di come funziona una rete e non avete alcun potere di decidere come funziona, succede anche questo. Succede anche il fatto che le logiche di profitto non portino connettività dove vi serve. C'è il digital divide. Digital divide, adesso pensiamo di averlo superato, non è vero. A casa di San Romolo, che è a 10 km da Firenze, in una collina, anche una bella collina, non ci arriva la DSL. Come lo superiamo il digital divide? Alle volte lo superiamo con i wireless ISP. Non hanno bisogno del cavo, vi chiedono 40-50 euro al mese per una connessione che generalmente ha delle caratteristiche pessime. Io sono stato ora a un meeting di reti comunitarie mondiali e mi parlavano di intere città statunitensi in cui, con la crisi che c'è adesso, la gente non riesce a pagare 40-50 euro dollari in quel caso al mese per avere connettività di internet. Quindi il digital divide è un problema e pensiamo di averlo superato, ma in realtà è forte quanto prima. E poi per motivi di fiducia, e questo è personalmente il motivo che mi interessa di più. Che succede al mio traffico quando il mio ISP lo instrada? C'è una grossa discussione su quella che si chiama la neutralità della rete. Il mio ISP tratta il traffico mio e di qualcun altro nello stesso modo? È un motivo di discussione molto, molto attivo. Adesso gli ISP stanno cercando di rimuovere questo principio di neutralità. Cioè, loro vogliono avere la possibilità di dire: il traffico di Leonardo lo faccio andare più lentamente del traffico di Marco. Oppure il traffico verso quel sito lo faccio andare più velocemente del traffico verso un altro sito. Così voi non potete più decidere bene quali sono i servizi che voi volete accedere, perché c'è uno che va lento e uno che va veloce. Quindi se volete usare Yahoo al posto di Google, ma l'ISP fa il contratto con Google, per cui Google va più veloce, dopo un po' userete Google. Queste sono politiche di cui noi al momento non abbiamo nessun controllo. Sono sviluppi in discussione, ancora non si può fare. Sulle reti mobili già si può fare. E qui viene fuori l'alternativa. Ci sono delle persone che si mettono in testa di fare una rete wireless, distribuita, cittadina, che è loro, e in cui le applicazioni che ci girano sopra, in cui il traffico che ci gira sopra, è governato soltanto da loro. Come funzionano? Brevemente, poi entro un po' più nei dettagli. Persone entrano, vanno sul tetto della loro casa, sul terrazzo della loro casa, sulle finestre della loro casa e ci piazzano degli apparati wireless. Piano piano, aumentando la densità, cominciano
a crearsi dei link wireless tra le case che creano una magliatura, e questa magliatura diventa sostanzialmente una rete parallela. Quindi voi, per parlare con le persone che stanno dentro la rete, non avete bisogno di andare su internet e passare dagli Stati Uniti, ci parlate direttamente. E su queste reti cominciano a nascere servizi indipendenti: posta elettronica, telefonia, chat, giochi online, file sharing, qualsiasi cosa. Qualcuno, volendo, può condividere la sua connessione a DSL verso l'esterno, e allora in quel caso, dalla rete comunitaria, riuscite anche ad andare su internet. Ora, detta così, sembra un esperimento, un giochino, e chissà se funziona. Vi farò vedere che funziona, luce permettendo. Quali sono gli ingredienti per fare una rete comunitaria? La prima è l'hardware, i nodi che vi servono per montare sui vostri tetti. La seconda sono i software che vi servono per far funzionare tutto. E la terza è la comunità delle persone. Una per volta. Come si inizia? Tutti quanti, tutte le reti comunitarie, ce ne sono a decine in Europa, iniziano così, cioè prendendo un po' di hardware che hanno a disposizione, un access point che non vi serve più, arriva l'amico nerd che lo riflescia, lo modifica e poi lo mette sul terrazzo, come in questo caso, sperando di trovare qualcuno lì vicino. Quello è il terrazzo di casa mia e questo è l'access point di un mio amico. Poi arriva qualcun altro che sa fare le antenne, e allora comincia a fare le antenne, quella lì è una Yagi grossa così che usavamo per fare le prime prove. E poi dopo un po' ti rendi conto che va bene, questo è un bel giochino ma non ci arrivi da nessuna parte. Cominci a comprare degli apparati. Esistono produttori, come la Ubiquiti in questo caso, che fa borde integrate omnidirezionali oppure direzionali. Con queste antenne qua, che vanno su 2,4 GHz o 5 GHz, voi potete fare link a 150 megabit a 2-3 km di distanza. Quel piatto là sotto io ce l'ho in terrazza e mi serve per fare 13 km con il ragazzo che sta alle case di San Romolo. Costano 70 euro. Quindi a un certo punto, da un po' di anni a questa parte, ci siamo accorti che esiste dell'hardware per fare delle cose molto interessanti, perché un link a 150 megabit è qualcosa che voi a casa vostra con la vostra DSL non l'avrete mai, ma nemmeno per andare al piano di sotto. Invece qui cominciate ad avercelo. Il secondo passo è quello di riuscire a far funzionare tutto, e qui ci sono degli aspetti di ricerca. Io arrivo a queste reti partendo dalla ricerca, perché voi dovete immaginare che quando voi avete la rete a casa, voi al vostro computer gli dite esci di là e basta. Qui invece avete una rete magliata, un grafo sopra una città, e dovete andare da un punto all'altro. Come fate a scegliere la strada migliore, la strada più breve, la strada più veloce? Ci sono algoritmi che servono a fare queste cose qua, che per fortuna sono implementati anche con software libero. E quindi utilizzando Linux e utilizzando questi algoritmi si riesce a fare una cosa di questo tipo, che poi dopo vi faccio vedere un po' meglio in un'altra slide. Attraverso questi strumenti software voi riuscite a mettere a disposizione di una comunità le cose che gli servono. Come è fatta questa comunità? Ci sono un po' di persone non raggiunte da DSL, un po' di diciamo nerd tecnologici curiosi di vario tipo, e un po' di persone che gli piace l'idea di avere la propria rete, di non essere dipendenti da qualcuno, che sia un ISP, che sia un wireless ISP, che sono ancora peggio. Avere a un certo punto l'idea di dire noi mettiamo i nostri servizi locali. E attraverso la comunità si riescono a fare le cose più difficili. Questa era la rete nostra a Firenze, quei pallini arancioni che vedete qua, erano un po' di nodi potenziali che avevamo cominciato a raccogliere un anno fa più o meno. Se voi non avete la comunità delle persone che stanno dietro a un esperimento di questo tipo, non andate da nessuna parte, perché vi manca densità. Io posso prendere tutti i miei amici informatici e dirgli mettiamo un'antenna sul tetto, ma siccome siamo 10 non è che ci facciamo una grande rete. Allora devi cominciare a parlare con le persone e spiegargli a che serve una rete così, perché loro la possono usare. E allora vengono tutti curiosi, abbiamo un sacco di figli di radioamatori che hanno scoperto un mondo e che soprattutto sanno fare cose che i nerd informatici non sanno fare. Quando voi dovete andare sul tetto e metterci un palo di 4-6 metri su cui dovete farci andare 3-4 apparati grossi in questo modo, e da lì dovete calare un cavo per 15 metri fino al primo piano, al secondo piano, dove ci sta la persona che effettivamente vuole la rete,
avete delle difficoltà tecniche che io non so risolvere. Io difficilmente vado su un tetto volentieri e faccio un buco senza riuscire a sfondare il tetto di quello di sotto. E lì vengono fuori tutte le competenze di ciascuno. Tutti quelli che partecipano a una rete di questo tipo sanno fare una cosa. E tutte queste cose finiscono per funzionare e tirare fuori una rete che funziona. E poi chiaramente la comunità serve perché vi dovete divertire in qualche modo. Se questa cosa non la fate con passione, alla fine non andate da nessuna parte. E quello per esempio era un server di gioco online della rete Linux che hanno a Roma. Parte quarta, funziona davvero oppure è un giochino fatto per noi appassionati di informatica? Le reti mesh, che sono il principio su cui si basa questo tipo di rete, mesh vuol dire maglia, quindi una rete magliata e indipendente, sono reti che vanno in giro da un sacco di tempo. Studiamo queste reti da 20 anni. Le studiamo perché sono buone per portare connettività in zone, in aree metropolitane dove non arriva, perché sono buone per situazioni di emergenza. Ad esempio, quando c'è stato l'uragano Katrina a New Orleans, c'era una rete mesh sulla città, è stata per diversi giorni l'unica forma di comunicazione che era ancora in piedi dopo l'uragano. La stessa cosa è successa con Sandy, c'era una rete comunitaria in una delle città colpite che è stata uno degli strumenti che le persone hanno potuto utilizzare per dire ci sono vivo. Perché? Perché c'è bisogno soltanto di elettricità, la rete è indipendente. E quindi attraverso di quella riuscivano a mandare segnalazione in altri posti della città. Quando c'è un uragano, cascano le reti GSM, non c'è più 3G, quindi o arriva la protezione civile con il Tetra e le loro reti, oppure la gente non parla più. Queste reti sono reti che hanno proprietà di resilienza, si dice, perché quando un nodo muore, si spenge, le rotte vengono ricalcolate in modo che se c'è un modo per collegare due punti, finché c'è una strada, quella strada viene utilizzata. Ci hanno tante applicazioni militari, potete immaginare, insomma, andare a invadere un paese chiedendo di usare il 3G non è esattamente comodo. Però sorprendentemente la cosa che, diciamo, l'applicazione in cui queste reti hanno successo sono le reti comunitarie. E qui vi faccio qualche esempio. Questa qua è una rete mesh VLAN Slovenia, questa qui sotto è Lubiana. Ho preso alcuni esempi, ma ce ne sono tantissimi, a decine in Europa. Questa è una città che è a qualche decina di chilometri più a nord e questi sono link wireless. Purtroppo si vede un po' poco perché sono verdi. Loro hanno reti di un centinaio di nodi sopra e sotto e tra l'altro è una rete transnazionale. Questa rete arriva in Croazia, dove hanno un'altra rete, e poi arriva in Austria, dove hanno ancora un'altra rete. La rete Freifunk a Berlino, di cui anche qui si vede poco, è la più vecchia di tutti e è quella dove è nato tanto del software che utilizziamo e ancora è una delle più attive, si sono un po' ripresi dopo un periodo di pausa. Poi c'è Ninux, che è la nostra, che nasce a Roma, questo qui è il grande raccordo anulare, e quindi vedete che attualmente ci sono 120 installazioni, se non sbaglio, con centinaia di chilometri di link, perché ci sono anche link molto lunghi. E queste sono le reti piccole. Questo groviglio qua sotto, diciamo sotto a questo groviglio di nodi e di link, c'è Atene. Cioè lì sotto c'è tutta Atene. Atene è coperta da una rete comunitaria di 2200 nodi, che è iniziata come un esperimento per collegare persone che non avevano ADSL, e oggi è una rete che offre decine di servizi e che coinvolge decine di migliaia di persone. Completamente mantenuta dalla comunità, offrono connettività verso internet, ma non è il loro scopo principale. Principalmente mettono servizi nella comunità per far sì che ognuno abbia la propria posta, che si riesca a fare lo streaming delle attività locali, che si riesca a fare telefonia locale, eccetera, eccetera, eccetera. Questa qua, che si vede piuttosto male, diciamo tutta quest'area qui è la Catalogna. Quindi questa palla qua è Barcellona. E tutte le linee verdi che voi vedete sono link wireless. In Catalogna c'è la rete Wi-Fi che è composta da 22.000 nodi, 22.000 installazioni.
Quindi coinvolge 50-60.000 persone. E cosa fanno loro? Hanno dei modelli, sono una fondazione molto grande, riescono a fare delle cose incredibili. Per esempio loro coinvolgono le autorità locali, loro vanno dalle scuole e gli dicono: voi non avete la banda larga, se ce l'avete la pagate tantissimo. Vi serve di collegare tutte le scuole insieme? Sì, lo facciamo noi. Vanno sui tetti, mettono antenne e collegano tutto il sistema scolastico. Perché lo fanno? Primo perché gli piace l'idea, secondo perché così aumenta la densità. Sarà più facile trovare qualcuno che è vicino a una scuola che può collegarsi alla rete. Ci sono degli ISP, quindi della gente che vende connettività che usa la rete Wi-Fi. Cioè io sono un ISP, ho una uplink di 100 megabit, vado tra le persone che stanno dentro la Wi-Fi e gli dico: bene, mi pagate una fee e io vi porto connettività verso internet sulla rete Wi-Fi. Questa organizzazione è diventata così grossa e così ben organizzata, per l'appunto, che oggi stendono la fibra. Loro prendono la licenza dalla regione della Catalogna per andare in giro, fare piste, tracce nelle strade e stendere chilometri di fibra. Dove non riescono ad arrivare con i link wireless, per qualsiasi motivo, cercano di andarci con la fibra. Sono diventati sostanzialmente un ISP comunitario, parallelo. Ed è un enorme progetto, principalmente no profit, quindi al di là degli utilizzi che poi le singole persone fanno della rete, però il progetto è tutto principalmente no profit. E si basa proprio su quelle tecnologie di cui vi ho parlato prima. Ora, tornando un po' indietro, in questa slide in cui non si vede niente, però ci sarebbero delle antennine lì, insomma. La domanda era: si può fare una, tornando all'idea originaria, quella di Tesla, una rete completamente indipendente? Si può costruire una rete internet in questo modo, che non debba passare attraverso degli wireless ISP di cui in certi momenti possiamo anche non fidarci? La risposta è ni, perché farle scalare su un livello globale queste reti è tecnologicamente molto difficile, per esempio anche come attraverso il mare, perché finché siete in città potete approssimare che la terra sia piatta, quando c'è il mare di mezzo e dovete fare qualche migliaio di chilometri è un po' più difficile. Però c'è chi ci sta provando, c'è una Free Network Foundation americana che sta cercando di comunque, diciamo, diffondere questo tipo di attività. E qui vado a concludere. È difficile fare una rete globale, però le esperienze locali esistono e funzionano bene. Queste sono solo alcune delle LAN, delle wireless LAN che vi ho fatto vedere. Poi ci sono, in Austria hanno 600 nodi, in Belgio hanno altri 400 nodi, eccetera, eccetera. E quindi sostanzialmente l'idea di distribuire l'infrastruttura di rete a livello locale si può fare, già si fa. Non può sostituire internet, perché non sarebbe neanche il suo scopo, però è divertente e vi permette di riappropriarvi almeno in parte di quello che fa la vostra rete. Voi lo sapete esattamente qual è il percorso che fa il traffico che va dal nodo di casa vostra a quello a cui state mandando l'email. Lo sapete esattamente, sapete qual è la qualità. Generalmente è una qualità più alta di quella che non potete ottenere passando su internet, non è filtrata, non è asimmetrica. La vostra DSL è asimmetrica, voi scaricate una velocità e fate upload a una velocità diversa. Su queste reti questo non succede e quindi potete fare tante applicazioni real time, eccetera, eccetera. Questa qua è molto sfocata, la mappa della rete di Firenze, che adesso ha una quindicina di nodi, e quindi vi invito a provare. Andate qua, scrivete a questo indirizzo e troverete qualcuno che vi spiega come, per esempio, provare a fare una cosa del genere a casa vostra. Questa è l'ultima slide e vi ringrazio. Grazie mille.